Quando sono arrivato in Italia, immediatamente mi sono messo in contatto con Damiano, con chi avevo già lavorato, e che era quella che mi aveva detto di venire in Italia, visto i problemi che avevo già in Spagna per continuare a lavorare. Segnalato politicamente significava che non potevo lavorare più, fare altre cose sì, ma il cinema, basta. Allora sono venuto in Italia grazie a Damiano che mi ha fatto venire, abbiamo avuto prima una serie di possibilità, esperienze, un film da fare in America con De Laurentiis che poi non si è fatto, ma immediatamente dopo, passati pochi mesi, si presenta la possibilità di fare un film in Sicilia. Durante la prima epoca che stavo con Damiani, io ho parlato con lui soprattutto perché volevo sapere come aveva cominciato lui, con il suo primo film, che a me era piaciuto tanto, il Rossetto. E allora lì è uscito fuori il suo grande amore per Pietro Germi. E lui di tutti i registi degli anni 50, prima e dopo, il suo grande, grande personaggio è stato sempre Pietro Germi, ma non solo come regista, ma anche come personaggio umano. E c'è una continuità anche nel loro cinema, perché se tu vedi Un maledetto imbroglio, e vedi il Rossetto, tu hai la sensazione che c'è una continuità fra i due film, non solo perché c'è Germi come attore facendo un commissario, ma anche nell'aria, nel modo di raccontare. E c'è Germi era un personaggio straordinario, io non l'ho conosciuto personalmente mai purtroppo, ma mi sembra di averlo conosciuto per tutto quello che Damiano mi raccontava sempre, su modo di essere burbero. Il suo modo di parlare con la gente, il suo modo di dirigere gli attori, sono tutti elementi che Damiano non è che ha copiato, ma ha imparato, ha utilizzato cose. E io vedendolo anche io ho imparato. Se ho imparato qualcosa e lui mi ha insegnato molte cose. Come avevo detto, il primo film che ho fatto con Damiano in Italia è stato un film siciliano. Io di Sicilia non sapevo niente, ero ignorante come un tubo. E gli dico, ma come sono i siciliani? Dicevo, qual è la tua immagine? Mi ha chiesto se sapevo come me li immaginavo che fossero. Dico, non lo so, come napoletani, ma meno pittoreschi. Dice, non hai capito niente, mi ha detto. Sono due mondi diversi e opposti. E il siciliano è una persona profondamente seria, profondamente introvertita. Ha il senso dell'umore, ma non lo vedi, lo devi indovinare. Poi è una persona che se ti dà la fiducia, l'amicizia, è per sempre. Tutta una serie di elementi che io non sapevo nemmeno che in Sicilia fossero talmente diversi da tutti gli altri italiani. Specialmente quando sono andato in Sicilia, siamo andati immediatamente nei paesi intorno a Palermo, dove ho scoperto un'umanità che non sapevo nemmeno che esistesse. Era tutta gente quasi un po' impaurita, direi, forse perché faceva un film sulla mafia. Il film era La moglie più bella, nella quale non solo ho fatto l'aiuto, ma ho fatto anche l'attore. Mi vedrete in questo film. Ma soprattutto c'era quest'aria di tragica e allo stesso tempo accettando il destino. Questa è una cosa che nella moglie più bella c'è, che il destino viene accettato, ma uno si può anche ribellare. Non perché averlo accettato non ti ribelli, non vai contro. Ma e la moglie più bella è un esempio di questo. E per fare questo film, Damiano voleva un'attrice nuova, voleva qualcuna che non fosse conosciuta, soprattutto perché il personaggio era una interpretazione di un fatto molto conosciuto in quel momento, la storia di Franca Viola. Non so se ve lo ricordate, che una ragazza molto giovane che è stata presa da un capo mafioso di un paesino, stuprata contro sua volontà, e quando le hanno offerto il matrimonio riparatorio, come si faceva sempre, l'ha rifiutato. Prima volta in Sicilia che quando ti offrono il matrimonio riparatorio, specialmente da un capetto mafioso, qualcuno lo rifiuta.
rischi non solo la vita, rischi che tutta la tua famiglia sia coinvolta. E quello che è successo a Franca Viola è quello che Damiani voleva raccontare in questo film, e secondo me lo racconta in una maniera originale, perché non è la stessa storia di Franca Viola, è Franca Viola vista da Damiani. È curioso. Abbiamo fatto il casting e allora che ci stavamo cercando una ragazza e abbiamo visto decine e decine, che deve essere piuttosto bella, ma allo stesso tempo deve essere giovane. Damiano voleva un'attrice, e un'attrice dei 15-16 anni per fare questa parte, per 3-4 mesi cercando non la trovavo. Allora, fra le ragazze belle abbiamo cominciato a vedere quelle che erano le ragazze che facevano le modelle in quel momento, e c'era questa ragazza Rivelli che in quel momento andava per le grandi, poi ha sposato un Leone, come sapete, uno dei figli del presidente Leone, così non ha continuato la carriera artistica. E questa è venuta in ufficio accompagnata della sorellina minore, che era dietro della mamma, nascondendosi, e guardando come se qualcuno volesse menarla, che ne so, qualcosa così. Io la vedo e dico, questo è il personaggio. Allora l'ho presa e sono corso da Damiano, che stava in un altro posto, e dico, ho trovato, abbiamo trovato, abbiamo trovato. E questa ragazza era Ornella Muti, che si chiamava, e lei si chiama Francesca Rivelli, e Damiano le piaceva molto il nome di Ornella, e il nome Muti l'ho preso di quel famoso militare fascista Muti, e unito due nomi, suonava bene, non è che lei fosse felicissima quando l'hanno messo quel nome, ma l'ho accettato, credo che l'ha portato abbastanza fortuna. Poi gli altri personaggi erano tutti personaggi presi delle strade di Palermo e dei paesini, c'erano gente che erano più facce che attori, e questa è una cosa che si è ripetuto quasi in tutti i film di Damiani. Damiano voleva sempre che l'intorno nel quale si viveva le azioni del suo film dovevano essere facce che corrispondevano alla situazione drammatica dove si viveva, che corrispondesse all'ambiente, che fosse parte della scenografia. E questo è quello che abbiamo trattato di fare. E per questo ho fatto anche il prete.